riga c'è il futuro se c'è la memoria. Allora io vorrei innanzitutto partire dalla memoria. Noi abbiamo eletto Raffaele un anno fa e lo abbiamo eletto quando il partito aveva una straordinaria difficoltà, non c'era più niente. E davanti alla straordinaria difficoltà del partito, la segreteria composta sostanzialmente si è messa a lavorare e in più, già partendo dalle elezioni europee, Cerrito ti ho ascoltato con molta silenzio religioso, quindi siccome mi hai richiamato ti richiamo, perché guardate, stiamo attenti a non sciupare tutto quello che abbiamo, perché c'è un problema di responsabilità del partito in generale, di tutti noi. A qualcuno sfugge che noi siamo, quando si parla, è facile, nel senso fare un po' di demagogia, un po' di populismo e costruire le condizioni, anche io qua potrei dire qualche cosa, me la tengo per me, perché essendo presidente regionale del partito, come dire, essendo elemento di garanzia, evito di dire qualcosa che possa, come dire, ferire una parte rispetto ad un'altra, che è giusto che chi ha responsabilità politica questa cosa non la faccia. Però stiamo attenti, perché il gioco è molto complicato e il crinale è pericoloso. Se noi non leggiamo che davanti a noi che cosa abbiamo? Abbiamo le elezioni regionali e non si sa se abbiamo le elezioni politiche. Queste cose qua inducono responsabilità, non irresponsabilità. E non a caso ho apprezzato l'intervento dell'onorevole Caputo, perché ha detto: io che non ho condiviso in quest'anno le cose, adesso mi sento di condividerlo dopo la relazione di Raffaele. Ma perché? Perché guardate, davanti a noi c'è una vicenda che è chiara, cioè c'è un problema di fondo che riguarda le elezioni, soprattutto le primarie per la presidenza della regione, e quello che riguarda le elezioni regionali. Allora, attenzione, noi sia le primarie, sia le elezioni regionali, quindi le secondarie, sia le eventuali elezioni politiche, se ci dovessero essere, le dobbiamo fare tutti insieme. Non ci sarà qualcuno che non le dovrà fare. E questo me lo perdonerà Raffaele, sarà indipendente da Raffaele, perché Raffaele continuerà a fare il segretario o non lo continuerà a fare. Io ovviamente sono perché lo debba continuare a fare, perché solo dei folli possono minimamente immaginare che un segretario si dimette, si rifà il congresso durante le elezioni. Non l'ho mai visto. Mai. Dopodiché stamattina Raffaele ha detto delle parole molto chiare, secondo me anche molto forti, perciò non condivido due cose, diciamo, che ho ascoltato abbastanza. Uno, che Sasso sembrava che fosse sulla luna quando si facevano le segreterie, poi ha detto sì, c'è stata una delega, e allora o gliel'avete data la delega Sasso o la delega non gliel'avete data, voi scegliete voi, perché in segreteria voi ci stavate. Delega esplorativa senza... Dopodiché, senza, guarda, a me non mi appassiona la delega esplorativa o non, mi appassiona la politica. Allora io penso una roba molto seria. Facevo parte di quella schiera di persone che pensava che l'accordo con Forza Italia non si doveva fare, e mi hanno spiegato che in realtà bisognava fare l'accordo con i Partisan, perché tutto questo in realtà serviva a fare un'azione di sviluppo complessiva che potesse essere utile a... E allora va bene, fatelo. Ora stiamo attenti, perché questo crinale è molto pericoloso ed è molto scivoloso, perché secondo me noi oggi abbiamo un altro compito, un'altra cosa importante che abbiamo fatto, perché sono state votate le mozioni e la relazione del segretario. Allora io non ho capito qual è il problema più. La mozione, la relazione, quello che sarà, non so. Però mi pare che la mozione sia allarga la relazione, cioè la relazione allarga la mozione, o la relazione allarga, o la mozione allarga la relazione. Il risultato è che non capisco dov'è che non c'è la chiarezza. Perché noi l'abbiamo detto chiaramente. Quindi problema non c'è. Perché ha detto io a zero la segreteria? Perché ha detto dobbiamo ricominciare un nuovo percorso unitario, caro Cerrito. E questo è.
Quindi si inizia un percorso unitario dove si dice, perché a mio avviso questo è il punto politico. Allora io voglio sapere se fondamentalmente rispetto a queste cose che sono le cose di fondo di cui ha bisogno un partito, non le azioni di populismo, ma le azioni vere, perché altrimenti qualcuno potrebbe iniziare a dire tante cose, a fare tante cose, a chiedere tanti rendiconti, perché prima di chiedere qualcosa agli altri forse dobbiamo chiedere rendiconto di quelli che ci sono stati. Però andiamo con ordine. Sulla vicenda delle riforme, lo dico al mio amico Gian Matteo, che come dire, condivido l'80% del suo intervento, il 29%. Gian Matteo, la riforma dell'ASI, lo sai quando è stata votata? È stata votata a dicembre del 2013. A dicembre del 2013, perché essendo io uno un po' pignolo, e mi sono andato a vedere anche le discussioni fatte nel consiglio regionale della Campania, dove era presente il consigliere regionale anche Caputo. E il Partito Democratico si è battuto per fare quella riforma dell'ASI, e in più hanno votato all'unanimità quella riforma dell'ASI, un anno fa, solo un anno fa. E si aggiunge un'altra cosa, perché voi se guardate i verbali, le trascrizioni, perché è simpatico, se volete lo potete fare tranquillamente, tanto sono pubblici, a un certo punto c'è un consigliere del gruppo misto, non ricordo chi è, non so se Giordano o qualcun altro, praticamente si alza e dice: è gravissimo che il Partito Democratico non esca dall'aula, perché se non ci fosse stato il Partito Democratico in aula, la riforma delle ASE non sarebbe stata approvata. Allora mettiamoci d'accordo tra di noi, perché o la riforma non va bene, allora la discussione, se mi consentite, non è del piano provinciale, ma è del piano regionale, perché siccome si approva sull'assemblea regionale, dobbiamo trasferire questa discussione nel piano regionale. E dobbiamo dire, guardate, anzi, ci sono i consiglieri regionali che intervengono del Partito Democratico, vi invito ad andarle a leggere, perché è importante leggere gli atti, perché a volte si dimenticano, e dicono che quella riforma delle ASI è stata fondamentale, ma per parlare delle ASI, ma potrei parlare di tutto, è stata fondamentale perché sono arrivati i contributi dei territori, quindi significa che i partiti diciamo provinciali o cittadini hanno dato e hanno fornito contributi alla legge regionale, perché solo così posso leggere che un consigliere regionale si esprime del PD in questa direzione. Allora dico questo perché, non perché a me mi appassiona e penso che il problema sia l'ASI, non l'ASI, il consorzio idrico. Io vengo da una scuola aristotelica. Per me in democrazia si governa, virgola, a condizioni alternate, dice Aristotele. E questo è il punto politico, perché se no è come se noi stessimo dicendo tutto e il contrario di tutto. Allora stiamo attenti a non immaginare che davanti a una roba del genere, invece di assumerci noi la responsabilità, ci assumiamo la irresponsabilità. Se noi vogliamo contribuire a cambiare la regione Campania e di conseguenza vogliamo contribuire a cambiare la provincia di Caserta, si parte dall'anno scorso, si arriva ad oggi e si continua per il futuro, cercando di recuperare gli errori fatti, perché ognuno di noi li ha fatti, non è che c'è qualcuno che l'ha fatto e un altro no, perché quest'idea, diciamo, malsana di immaginare che c'è uno che è bravo e l'altro che è cattivo, insomma è una roba che non regge da nessuna parte. Allora io dico, facciamolo insieme, costruiamo insieme quelle che sono le condizioni, chiunque, voglio dire, la direzione. Io penso non solo che ci debba essere, l'ha detto Cica, tanto la direzione è un dato matematico, la matematica non è un'opinione, nel senso che, per fortuna, diciamo ci sono 80 membri da eleggere, sono 300 i delegati, bene, uno ogni 4 sarà da eleggere nell'assemblea, oppure facciamo 45-35 e tutti stanno dentro quella logica, nella logica in cui non si esclude nessuno. E non c'è la logica, e qui riprendo il mio amico Centuri, che ha detto una bellissima frase: a me non piace parlare degli erranti, ma degli errori. Perché se si parla degli erranti, significa che a me
qualcosa che non va, perché io ovviamente, come tutti quanti, possiamo immaginare che si debba recuperare l'azione delle persone rispetto ad una linea. Poi aggiungo, ho la direzione, chiudo. No, chiudo. Hanno detto che non parlavamo da un anno. Vai, continuo. No, ma non posso parlare, cioè non è un problema. Devi continuare. Insomma. Io penso che non solo dobbiamo fare la direzione, se non si riesce a fare tre, se viene mandato a due persone, tre persone, vedete voi. Però fate, no, per me si deve fare. Io sono per fare perché c'è bisogno di una direzione politica. E soprattutto lo dico perché io penso che l'anno prossimo, cioè fra pochi giorni, cioè domani, noi siamo in campagna elettorale. Tutti, non ci sarà qualcuno, ma è così. E allora? Dobbiamo andare in campagna elettorale tutti. Dopodiché, ma questo non lo stabiliamo noi, non siamo noi che lo stabiliamo, è un dato oggettivo che dobbiamo fare la campagna elettorale. Allora io penso che noi dobbiamo unire questo partito, se non ci siamo riusciti fino ad oggi, lo dobbiamo fare da oggi. Buon Natale a tutti. Grazie.